Buongiorno dal Toti Patrignani di Pesaro, campionato di Serie A, girone 3, seconda giornata, si affrontano le squadre della Fiorini Pesaro Rugby e della Primavera Roma. Ecco il calendario di oggi: Livorno-Lazio, Prato-Civitavecchia, Villa Panfili-Napoli, Capitolina-Perugia. E la partita di oggi è la prima partita di questo campionato dopo la stagione 2021-2022, che è stato un anno un po' anomalo per via della pandemia. È un campionato un po' particolare anche in quanto non c'erano retrocessioni, e quindi quest'anno invece si riprende con promozioni e retrocessioni in maniera regolare. Nella prima partita all'esordio la Fiorini Pesaro Rugby è stata sconfitta in casa della Lazio, e quindi ecco adesso la classifica: Prato, Lazio e Capitolina 5 punti, Civitavecchia 4 punti, Livorno 1 punto, Napoli, Perugia, Villa Panfili, Avezzano e Fiorini Pesaro Rugby 0 punti. Inizia la partita, diamo lettura delle formazioni. Col numero 15 per la Pesaro Rugby, Alessi, 14 Martelletti. Scusate, questa è la formazione della Primavera Roma. Col numero 15 Alessi, col numero 14 Martelletti, 13 Marocchi, 12 Coletti, 11 Condemi, 10 Urbano, 9 Milardi, 8 Callori di Vignale, 7 Di Giacomo, Guglielmo, 6 Palombi, 5 Bilotti, 4 Gasperini, 3 Belcastro, 2 Di Giacomo Danilo e 1 Campanelli. In panchina con numero 16 Milletti, 17 Falcini, 18 Serini, 19 Cordella, 20 Di Martino, 21 Sant'Antonio, 22 Triolo, 23 Montemauri. Allenatore signor Sebastian José Caffaratti. Per la Fiorini Pesaro Rugby col numero 15 Stura, col numero 14 De Angelis, 12 Erbolini, 13 Paletta, 11 Larechard, 10 Joubert, 9 Boccarossa, 8 May, 7 Villarosa, 6 Tontini, 5 Caroli, 4 De Lorenzi, 3 Franco, 2 Bartolomei, 1 Acerra. In panchina con numero 16 Leva, 17 Dal Pozzo, 18 Stefanini, 23 Venturini, 19 Venturini Leonardo, 20 Campagnolo, con numero 21 Cardellini e con numero 50 Antonelli. Allenatore il signor José Augusto Allori, vice allenatore il signor Paolo Panzieri. Arbitro è il signor Carmine Marrazzo di Modena, coadiuvato dai due guardialine di Pesaro, Davide Gatta e Davide Caprini. Rimessa laterale per la Fiorini Pesaro Rugby. In touche, Villarosa cattura il pallone, si forma un drive. Esce il pallone, Boccarossa, Joubert, che riesce a inserirsi, viene placcato, l'arbitro segna un vantaggio per la Fiorini Pesaro Rugby, evidentemente il placcaggio non è stato regolare, esce il pallone dalla mischia, si forma una rack, di nuovo Boccarossa per il numero 8, perfetta meta dei Callori di Vignale, numero 8 della Fiorini Pesaro Rugby, dopo un'azione nell'area dei 22 metri, ottimo inizio per la Fiorini Pesaro Rugby, che dimostra anche una reazione dopo la cocente sconfitta di 49-10 subita domenica scorsa contro la Lazio. Va anche detto che la Lazio è una squadra di top 10 appena retrocessa e che mantiene un organico veramente molto efficiente, di categoria superiore sicuramente. Roma, che peraltro in un campionato di, come il girone 3, composto da 11 squadre, la provincia di Roma ne fa figurare ben 5, oltre a Civitavecchia, appunto la Primavera che stiamo vedendo, poi c'è Villa Panfili, la Capitolina e anche
la quinta. È Marcos. Vediamo un attimo il calcio di punizione di Jobert, che mette a segno questo calcio di punizione, per cui Fiorini di Pesaro Rugby 7, Primavera 0. Ottimo avvio, come dicevamo. Rimessa in gioco, Villarosa cattura il pallone, forma subito una rack, ottima la presa. Pesaro insiste sul possesso del pallone, viene dato il pallone a Jobert che calcia, cattura il pallone il numero 8 Callore di Vignale, anzi scusate, il numero 8 May. Ottima la presa al volo. Ottimo il passaggio sotto mano per Erbolini da parte di Boccarossa. Aperto il pallone, di nuovo Jobert. Paletta, ecco De Angelis che riesce a mantenere il possesso del pallone, avanza di alcuni metri. Ottimo il giocatore della Primavera, ha tallonato con le mani il pallone e quindi l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in favore della Fiorini Pesaro Rugby. Jobert si appresta a calciare, sicuramente calcerà in touche per una rimessa laterale il più possibile vicino all'area di meta. Un avanzamento di circa una decina di metri. Il numero 2 Bartolomei, tallonatore, si appresta a battere la touche. Cattura il pallone. L'arbitro ha fischiato una palla storta, una presa storta da parte della Fiorini Pesaro Rugby e si riprende con una touche oppure una mischia. La Primavera ha scelto una mischia. Sono errori un po' veniali che sarebbero da evitare, ma sono cose che possono anche accadere. Vediamo subito la supremazia di spinta e mischia, appannaggio di chi sarà. Cede la mischia la prima linea di Pesaro, l'arbitro dà un calcio di punizione, battuta velocemente dalla Primavera. Si forma una rack, ancora un altro di calcio di punizione. C'è un giocatore che è rimasto a terra della Pesaro Rugby. Non sappiamo ancora ben comprendere la gravità di questo infortunio, il medico di campo è lì che sta prestando le cure. Gioco fermo naturalmente, speriamo non sia nulla. Non sembra proprio una cosa da nulla. Dovrebbe trattarsi del numero 8 Diego Antonelli. L'arbitro fa segno di cambio, quindi vuol dire che non riesce a proseguire la partita.
No, non è Diego Antonelli, adesso vi diremo di chi si tratta e comunque credo che sia un problema al braccio sinistro. Peccato, perché subito così all'inizio riprende il gioco. Calciato alto, De Angelis riesce a catturare un pallone, un'ottima presa al volo, Boccarossa apre per Gilbert che calcia, fa un calcio sicuramente molto performante che purtroppo va oltre la linea di meta e quindi si riprende con un calcio sul punto da cui è stato battuto in favore della Primavera. Di nuovo la Primavera sceglie una mischia, sempre sul punto da dove Gilbert aveva calciato. Vediamo un po' la prima mischia, la prima linea di Pesaro ha ceduto, vediamo le prossime mischie come vanno. Pesaro che ha cambiato moltissimi giocatori in mischia. Vince la mischia la Primavera Roma che apre il gioco, viene perso il pallone, lo recuperano. Guarda davanti! Un'altra rack, il pallone, il possesso resta in favore della Primavera. Il numero 9 Milardi fa un calcio. C'è uno scontro in volo abbastanza netto, involontario, sicuramente involontario. Nasce qualche discussione in campo, mentre invece bisognerebbe guardare alle conseguenze dei due giocatori, soprattutto quello della Roma che è rimasto a terra. È uno scontro involontario avvenuto in aria, tutti e due miravano a catturare il pallone, i due fisici si sono scontrati, sono cose che in questo gioco ogni tanto possono accadere. Dicevamo della Pesaro Rugby che col campionato di transizione che c'è stato l'anno scorso con la pandemia ha avuto comunque rispetto all'ultima edizione molti giocatori nuovi, specialmente anche quest'anno, e quindi diciamo che è una squadra ancora che deve amalgamarsi, deve trovare la propria, un equilibrio sicuramente. Sono giocatori di qualità sicuramente, però voglio dire, serve un affiatamento, serve un periodo abbastanza medio di tempo per potersi capire e trovare in campo, e sicuramente sotto questo punto di vista ci vorrà un po' di tempo per Allori, allenatore della Fiorini Pesaro Rugby, per avere una squadra diciamo così pronta per tutto quanto il campionato. Vediamo l'arbitro cosa decide, sta spiegando appunto ai capitani la decisione. Se ho visto bene, l'arbitro ha dato un cartellino giallo a tutti e due i giocatori. Dobbiamo capire se si tratta di una scelta dovuta allo scontro di gioco oppure alle conseguenze successive che ci sono state. No. Dovrebbe averlo dato a due giocatori, così abbiamo visto, ma ne vediamo uscire dal campo solamente uno della Pesaro Rugby.
e quindi temiamo che sia stato punito solamente il giocatore della Pesaro Rugby e non quello della Primavera Roma. Si riprende con un calcio di punizione appunto per la Primavera, calcio in touche. Dai Pesaro! E la touche a circa 15 metri dalla linea di meta. Si forma un drive, vediamo come Pesaro riesce a difendere su questo drive. Stanno facendo dei metri, non mi sembra irresistibile. Vediamo che l'arbitro ha fischiato un avanti a favore della Fiorini Pesaro Rugby, per cui il gioco si riprende, viene ripreso con una mischia. Mediano di mischia Boccarossa si appresta a introdurre il pallone. La spinta della Primavera Roma sembrava un po' più energica e comunque Jobert prende calcia in touche più o meno all'altezza della metà campo e si riprende con la touche in favore della Primavera Roma. Abbiamo visto poco mobile nella precedente touche la mischia di Pesaro, vediamo come sarà la difesa in questa. Ah, benissimo, da una touche giocata in maniera cosiddetta furba da parte della Primavera viene commesso un errore sicuramente madornale, un giocatore di Pesaro intercetta e va a segnare. Il numero 6 Tontini ha rubato il pallone, ha intercettato il pallone ed è partito facendo metà campo in piena corsa per andare a depositare la palla in meta. Jobert si appresta a calciare la trasformazione, al momento il risultato è di 12-0 per la Fiorini Pesaro Rugby. Diciamo una grossa ingenuità da parte della Primavera Roma, anche se commessa a metà campo è costata una meta. Ecco il calcio. Il calcio è sbagliato, i giudici di linea non alzano la bandierina, per cui il risultato resta sul 12-0 per la Fiorini Pesaro Rugby. Si riprende da metà campo con un calcio per la Primavera. Diciamo che l'inizio è stato abbastanza buono, anzi direi buono. C'è un rimpallo del pallone che sfugge dalle mani, se ne impossessa la Primavera, si forma una rack, apre il mediano di mischia. Placcato il giocatore della Primavera, riparte Roma all'attacco.
e l'arbitro punisce questo gesto atletico del giocatore della Primavera Roma, in quanto dopo essere stato placcato e caduto si è rotolato a terra col pallone in mano, cosa non permessa dal regolamento, e il numero 2 di Giacomo gli viene fischiato un calcio di punizione. Si riprende con Joubert, un'occasione per rispedire i giocatori di Roma nella loro metà campo. Un buon calcio. Dai tonno! Calma! Proprio a ridosso della linea dei 22. Dai bocca! Sì, sono a campo, sono negli spalti. Battuto a Bartolomei, per la prende Villarosa, Joubert per Erbolini che finge, perde il pallone durante la caduta, viene recuperato dalla Primavera Roma, c'è un vantaggio a favore comunque della Primavera Roma, l'arbitro lo segnala, si continua a giocare, appunto, l'arbitro fischia e si riprende con una mischia, in quanto quando Erbolini ha perso il pallone è stato un fallo in avanti, per cui proprio sulla linea dei 22 si giocherà una mischia. Peccato, perché era un'azione che poteva essere interessante. Ecco il numero 9 Milardi che è pronto a introdurre il pallone, si stanno legando le mischie, l'arbitro la fa ripetere in quanto sono crollate entrambe le mischie, su segnalazione del giudice di linea viene concesso un calcio di punizione per la Primavera Roma, in quanto deve aver segnalato che a far crollare la mischia deve essere stato il pilone sinistro della Fiorini Pesaro Rugby. Azione concitata, comunque la Primavera Roma mantiene il possesso del pallone. L'arbitro aveva fischiato una ripetizione della mischia, ma l'intervento del giudice di linea ha segnalato l'infrazione del pilone sinistro. Pallone in touche, si riprende con un calcio, con una touche in favore della Primavera Roma. Questa fase dove siamo un uomo in meno in 14 per via del giallo al giocatore ci crea qualche problema a livello difensivo, soprattutto stanno comunque difendendo abbastanza bene il drive, non mi sembra un drive estremamente organizzato. Ottima questa intenzione che comunque viene annullata da Pesaro, ma si riprende sul punto della rack, perché l'arbitro aveva segnalato un vantaggio in favore della Roma. Roma sceglie di trasformare il calcio di punizione in una mischia chiusa, per cui le due mischie si legano, si stanno preparando. Purtroppo la superiorità numerica nel rugby è sempre un po' difficile da affrontare, perché per quanto possa sembrare uno sport abbastanza come dire, poco organizzato, c'è un'ottima organizzazione di gioco invece, e la mancanza di un uomo si sente moltissimo. Crolla la mischia.
qualche lamentela del pilone sinistro della primavera che segnala al giudice di linea di essere stato tirato a terra. Da qui non siamo riusciti a identificare questa azione. Sicuramente l'arbitro e il giudice di linea sono meglio piazzati di noi. Si riparte. Aperto il pallone per l'ala, viene subito placcata, si forma una rack, possesso resta in favore di Roma. Di nuovo fermato il gioco da parte dell'arbitro, un'infrazione scelgono ancora di trasformare il calcio di punizione in una mischia chiusa. Rientra il numero 15 Stura dai 10 minuti di cartellino giallo, per cui la Fiorini Pesaro Rugby ritorna al completo. L'arbitro fa ripetere la mischia perché le prime linee sono crollate. Si rilega la mischia, il mediano tarda a qualche secondo a introdurre il pallone, la mischia crolla di nuovo, l'arbitro ferma il tempo, chiama un giocatore della primavera e uno di Pesaro della prima linea spiegando una corretta posizione probabilmente per evitare il crollo. Diciamo che i ragazzi in campo sanno benissimo come posizionarsi, ma le circostanze, soprattutto la pressione avversaria, non sempre permettono un posizionamento corretto, adeguato, e quindi possono nascere queste problematiche. Si ripete. Introduce il pallone Milardi, apre Urbani. La palla finisce all'ala, viene placcata, viene ripreso il pallone, numero 8 della Roma placcato immediatamente. Il possesso resta a Roma, viene placcato il 12, il primo centro di Roma. L'arbitro vede, non segnala nessuna infrazione, quindi ancora il possesso per Roma, che mantiene il possesso pur essendo poco mobile. Ancora il possesso per Roma. Al numero 5 Bilotti, di nuovo in rack, di nuovo il possesso per Roma. Il numero 1 Campanelli va dentro. Pallone ancora per Roma, già placato il pilone di Roma.
è una fase molto confusionaria di gioco questo frangente, ma Roma comunque nonostante tutto riesce a mantenere il possesso. Ottimo il passaggio per l'ala numero 11 di Roma e Pesaro riesce ad annullare la linea di meta. Il giudice di linea ha visto qualcosa che evidentemente l'arbitro non ha visto in favore della Fiorini Pesaro Rugby e si riprende con un calcio di punizione, un'opportunità per ricacciare indietro Roma che pur in maniera non proprio molto organizzata comunque aveva messo sotto pressione Pesaro nella sua area dei 22. E Joubert calcia più o meno verso la metà campo, un calcio di circa 20 metri, poco più di 20 metri per ricacciare indietro Roma, che comunque sta avendo una reazione soprattutto legata al pacchetto di mischia. C'è una sostituzione, entra per Roma il numero 23 Montemauri. Non abbiamo visto di chi prende il posto, ve lo faremo vedere, ve lo faremo sapere tra qualche secondo, perché come ha sottolineato il giudice di linea proprio qui davanti a noi, l'infortunato deve andare negli spogliatoi, quindi non può stare in panchina. Bravo. Touche, Boccarossa, Joubert, Paletta che sfonda, cerca di sfondare, ottiene una rack, ottimo il passaggio fuori gioco, ancora Pesaro, apre il pallone Boccarossa, Joubert, l'arbitro vede un fuorigioco da parte di Roma, ha dato vantaggio, si continua a giocare proprio per la regola del vantaggio. Ottimo il pallone di Boccarossa, Paletta di nuovo che cerca di entrare, bravo, ottimo Pesaro. Villarosa di nuovo, ancora Pesaro, manteniamo il possesso, avanti con Joubert, Erbolini che schiva un avversario, De Angelis viene preso e placcato, di nuovo il possesso per Pesaro, Venturini sotto mano di Pesaro per il numero 15 Stura, Villarosa, Venturini e Pesaro riesce ad avvicinarsi alla linea di meta, sembrava una meta quasi fatta, ottimo il recupero del giocatore della Roma che è andato a placcare il nostro giocatore, bravissimo questo gesto di difesa. E nega una meta bellissima tra l'altro a Pesaro che comunque va lodata per quanto riguarda l'iniziativa e la vivacità del gioco. C'è un giocatore a terra, qualche attimo di pausa serve anche un po' ai giocatori per dissetarsi e per rifiatare. Le pause nel rugby sono fondamentali per recuperare, a volte sono anche lunghe, quindi
Diciamo che al momento Pesaro sta manifestando una superiorità a livello generale, qualche defiance sotto il punto di vista della mischia, soprattutto in mischia chiusa, la tenuta delle prime linee, però a livello generale, così come confermato momentaneamente dal risultato, in questa fase, in questo inizio di questo primo tempo, Pesaro ha manifestato una superiorità. Roma ha cercato una reazione, specialmente nel momento in cui erano in superiorità numerica per via dell'ammonizione a Stura, al numero 15 Stura di Pesaro, però non ha dato i risultati sperati. Entra per Roma anche il numero 16 Milletti. Che prende il posto del pilone numero 3 Belcastro. Si rimparte con una touche in favore di Roma. Evidentemente la bella azione di Pesaro ha visto il giocatore perdere il pallone fuori dalla linea. Cercano di giocare una touche veloce ad altezza d'uomo, ma sicuramente il pallone è stato fischiato dall'arbitro con quanto storto, lanciato storto e non al centro del corridoio che si forma, per cui si riprende con una touche in favore di Pesaro. Siamo a circa 5 metri dalla linea di meta. L'idea è sicuramente quella di catturare il pallone e formare un drive. Così è. Spinge Pesaro, difende la Primavera. L'arbitro vede comunque un'infrazione da parte della Primavera che comunque è inutile perché Pesaro segna la terza meta. In una posizione anche abbastanza centrale. Quindi il risultato al momento è di 17-0 per Pesaro. E Marcos! Vediamo Gilbert che si prepara alla piazzola. Il numero 5 Carroll è l'autore della meta. Che c'entra i pali, bandierine alzate da parte dei giudici di linea, per cui il risultato va a 19-0 per la Fiorini Pesaro Rugby. Riprende il gioco. L'arbitro fischia un in avanti in favore della Fiorini Pesaro Rugby perché il giocatore della Primavera Roma, saltando, ha toccato il pallone nel tentativo ovviamente di prenderlo, ma gli è sfuggito e lo ha mandato in avanti. Si legano le mischie, vediamo la tenuta
delle prime linee se qualcosa è cambiato, anche con la sostituzione della primavera del numero 3. Direi di no. Crolla subito il pilone della primavera Roma, il numero 16. Appena entrato Miletti si ripete quindi la mischia. Stabile la mischia, è caduta adesso, comunque il gioco è buono. Paletta che fa molti metri, viene fermato comunque. Pesaro mantiene il possesso. Viene fischiato un calcio di punizione alla primavera Roma e vengono concessi altri 10 metri per le proteste del giocatore stesso, e quindi Pesaro si trova nella metà campo di Roma con Joubert che va a calciare in touche il più possibile vicino alla linea di meta. Un calcio che porta circa 25-30 metri, si riprende con una touche, sempre in favore di Pesaro, perché è un calcio che va fuori ma su calcio di punizione, e quindi il possesso resta in favore della squadra che ha calciato. Bartolomei è pronto a lanciare. Pesaro cattura, forma la rack, va, si organizza, però non avanza di molto. La primavera riesce comunque a difendere su questa rack, su questo drive anzi, e l'arbitro vede un'infrazione in favore di Pesaro, in favore di Roma, e fischia un calcio di punizione. Si riprende con una mischia. Niente, l'arbitro, prima ancora di far le gare, vista la posizione non corretta delle prime linee, ha evitato l'ingaggio e quindi la mischia va riformata. Bisogna ricomporsi. Queste decisioni sono anche importanti, oltre per evitare comunque interruzioni nel gioco successivo, anche per l'incolumità dei ragazzi stessi che in una posizione non corretta possono avere anche degli infortuni. Pesaro spinge ma il pallone resta in favore di Roma, viene placcato il giocatore che cerca di sfondare, il numero 9 Milardi calcia. Pesaro mantiene il pallone, Stura fa un calcio basso che finisce facilmente nelle mani di Roma, che calcia in touche, un ottimo calcio fino alla metà campo, e Roma ne approfitta per respirare e aver ricacciato di una trentina, 40 anzi metri indietro Pesaro. Si riprende con una touche. Naturalmente la touche in favore di Pesaro.
Stortissima la palla che finisce comunque nelle mani di Roma. Una finta del giocatore del numero 13 di Roma che è difficile da fermare. Buona questa sua iniziativa. Roma continua, viene placcato l'uomo di Mischia che cercava di entrare. Di nuovo il possesso per Roma, Milardi viene fermato. Bravi, dai Pesaro! Numero 11 Condemi è stato placcato e comunque il possesso resta in favore della Primavera Roma. Viene fischiato un fallo in avanti al mediano di Mischia di Roma, ma precedentemente c'era stato un vantaggio in favore sempre della Roma, per cui si riprende dal punto in cui era stata vista l'infrazione con una ripresa in gioco in favore di Roma. Roma che va in touche, ovviamente. Vicino alla linea di meta, molto vicino direi. Vediamo la giocata che faranno, bisogna fare attenzione, Pesaro, sarebbe importante portare, chiudere il primo tempo senza subire mete. Il pallone è a Roma, è in favore di Roma. Cercano di avanzare, vengono fermati, aprono ai tre quarti, un po' di incertezza, viene placcato il giocatore, l'arbitro fischia, un calcio di punizione dal punto in cui era nato il gioco, dove c'era la rack, dove si era formata la rack del numero 11 Condemi. Evidentemente l'arbitro ha visto un'infrazione, l'ha segnalata e si riprende con un calcio di punizione che viene calciato fuori e si riparte con la touche. Di nuovo a ridosso della linea di meta, siamo molto vicini. L'arbitro ferma, ma non concede il cambio di lancio perché ha fischiato prima del lancio, c'erano i corridoi che non erano, il corridoio che non era ben chiaro, ben visibile. Di nuovo Roma mantiene il possesso. Milardi apre, viene placato il pilone, il tallonatore di Roma, un nuovo vantaggio segnato in favore di Roma. Viene respinto con veemenza il giocatore di Roma. Non abbiamo intravisto nessun tipo di irregolarità nel placcaggio. Si riprende appunto per il vantaggio che aveva segnalato l'arbitro prima. Calcio in touche e si riparte con un'altra touche. Azione ripetitiva, il capitano va a chiedere dei chiarimenti sul motivo per cui l'arbitro ha concesso il vantaggio. Stesso schema. Ma diamogli fastidio, mannaggia! Pesaro
rinuncia sicuramente da schema a non difendere per attendere, per essere più presente nella difesa del drive, e alla fine la Roma, Primavera Roma, segna una meta. Vediamo di identificare chi ha segnato. Il numero 1, Campanelli. Meta del numero 1, Campanelli. E il risultato al momento, attendiamo il calcio di trasformazione, è comunque di 19-5. L'arbitro intanto per punire la protesta di qualche giocatore di Pesaro ha dato un cartellino giallo, vedremo a chi è stato dato, così sembra, vediamo la trasformazione che inevitabilmente non viene sbagliata ed è 19-7, questo è il risultato del primo tempo. Qualche minuto e ci ritroviamo per il secondo tempo. Sei andato nel guerra e tiro degli Noirara, eh? Maglia, siamo la via. Riprendiamo la telecronaca su Rossini TV, canale 80, del secondo tempo dell'incontro Fiorini-Pesaro Rugby, Primavera-Roma. Come ci eravamo lasciati, che avevamo visto l'arbitro estrarre il cartellino giallo, confermiamo che il giocatore della Pesaro Rugby, De Lorenzi, ha avuto l'ammonizione, quindi non è presente adesso alla ripresa per 10 minuti. Riprende il gioco, Joubert calcia, un ottimo calcio che crea un po' di scompiglio alla difesa di Roma, viene placato il giocatore, riesce comunque a dare il pallone, ancora il possesso per Roma. Benissimo questa difesa nella rack, il difensore ha tenuto le mani sul pallone, l'arbitro fischia un tenuto contro Roma e si riprende con un calcio di punizione per Pesaro. Vediamo se no, non lo piazza, sicuramente lo calcia in touche. Joubert comunque ha questo calcio da queste distanze fra il suo repertorio, ma evidentemente è stata fatta una scelta differente. Si riprende con una touche a circa 19-20 metri dalla linea di meta. Bartolomei il tallonatore Bartolomei sta aspettando il pallone per poter riprendere il gioco. Eccolo che arriva. Pesaro si schiera. Touche. Si forma subito un drive. Si avanza di qualche metro. Resta in piedi il drive di Pesaro. Roma difende in maniera un po' disordinata, l'arbitro vede un'infrazione, fischia prima un vantaggio e poi una punizione in favore di Pesaro per i tentativi di difesa andati a vuoto da parte di Roma.
Joubert in una posizione abbastanza centrale proverà a trasformare il calcio di punizione. Ricordo il punteggio 19-7 con una meta nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo della Primavera Roma. Pesaro che nella prima mezz'ora ha mostrato una certa superiorità, ma che negli ultimi 10 minuti del primo tempo invece ha subito un po' il ritorno di fiamma di Roma. Ecco Joubert. Trasforma il calcio di punizione da una posizione abbastanza centrale, quindi abbastanza facile, abbastanza comoda. Pesaro 22, Roma 7. Serve un'altra meta per Pesaro per ottenere il bonus delle quattro mete. Riprende il gioco Bartolomei, cattura il pallone, lo difende, mantiene il possesso. Boccarossa apre, viene placcato il giocatore di Pesaro, possesso ancora per Pesaro, viene difeso il pallone. Ci sarà un calcio a scavalcare da parte di Boccarossa. Il giocatore della Primavera ci ha creduto di più ed è riuscito. Ottima questa azione di Roma. C'è una segnalazione di un calcio di punizione in favore di Roma perché sembra una presa al collo e così è stato. Non sappiamo quanto volontaria, ma l'arbitro estrae immediatamente il cartellino per il numero 8, per il giocatore Diego Antonelli di Pesaro. Pesaro in netta inferiorità numerica in questo momento, è 13 contro 15. Come è noto, la presa al collo è severamente proibita, non riusciamo a comprendere come mai Roma non tenti un calcio di trasformare il calcio di punizione da una posizione relativamente comoda. Evidentemente puntano con la superiorità numerica a tentare la meta, visto che sono due uomini in più. C'è un attimo un chiarimento dell'arbitro con la panchina di Roma per una sostituzione tecnica. C'è un giocatore di Roma che esce per infortunio e temporaneamente rientra un altro giocatore che era stato sostituito non per infortunio per affrontare la mischia. Esce il numero 16 Milletti. E temporaneamente è rientrato il numero 3 Jacopo Belcastro, che prima avevamo visto uscire per sostituzione tecnica. Le mischie si legano. L'arbitro ferma l'ingaggio in quanto i giocatori non erano pronti e allineati e si ripete il tutto.
Arbitro! Arbitro! Roma ha un po' anticipato la spinta. Ecco i tre quarti di Roma e alla fine Roma segna la sua meta e ha avuto ragione a non trasformare il calcio di punizione, perché in questo modo ha preso già 5 punti invece dei 3 probabili che poteva prendere. Vediamo adesso se trasformerà anche il calcio di punizione, la meta, perdon. Ci vediamo spesso, Cieco. Pertanto il risultato al momento è di 22-12 per Pesaro. È in una posizione abbastanza angolata. Che fallisce. Fallisce il calcio di punizione. Roma si riprende, come dicevamo, col risultato di 22-12. È molto difficile in una inferiorità numerica come questa di due uomini riuscire a fronteggiare, a difendere correttamente la pressione di un'altra squadra, per cui bene ha fatto, dicevo prima, Roma a rinunciare al calcio di punizione e tentare la meta. Un po' frettolosa la rimessa dell'ala di Roma, che comunque cattura il pallone al volo e rispedisce Pesaro indietro di 10-15 metri. Ci sono dei cambi. Per Pesaro entrano il numero 17 Dal Pozzo e il numero 18 Stefanini, ed escono il numero 2 Bartolomei e il numero 3 Franco, giocatore che l'anno scorso era alla Lazio Roma, che domenica scorsa ha giocato proprio contro i suoi compagni, ex compagni. Jobert per Paletta, ottimo Venturini che riesce a dribblare alcuni avversari, di nuovo Jobert, Erbolini, ci sembra Stura, possesso ancora per Pesaro, di nuovo Jobert, no, non è Jobert, chiedo scusa, ecco di nuovo Paletta che fa un'azione meravigliosa tentando di sfondare e con un sottomano riesce a servire l'ala di Pesaro e andare a chiudere in meta. Ottima questa meta, soprattutto perché acquisita in inferiorità numerica. Ricordiamo, Richard Paletta è un giocatore di Pesaro, anno 1995, l'anno classe 1995, che ha giocato per molti anni in eccellenza prima in top 10, precisamente Reggio Emilia, e quest'anno è rientrato a Pesaro. Veramente molto buona questa azione. Ecco l'amico Smaga.
Vediamo se Joubert trasforma. Attualmente il punteggio è di 22-12, 27 con la meta appena realizzata. E questa è la quarta meta, che comunque dà diritto a Pesaro al punto di bonus. Perfetta la trasformazione di Joubert, 29-12. Pesaro con 4 mete acquisisce, a prescindere dal risultato finale, comunque un punto di bonus. Un nuovo cambio per Pesaro, entra il numero 19 Venturini. Bravo Giovi, bravo Giovi! Bravo Giovi! Bravo Giovi! Ed esce il numero 6 Giovanni Tontini. Roma riprende il gioco, ci sono anche dei cambi per Roma, entrano 3 giocatori. Il numero 21 Sant'Antonio, il numero 20 Di Martino e il numero 19 Cordella. Forze fresche per ambo le squadre per questa ultima parte della partita, seconda parte del secondo tempo. Sono davanti alla palla! Pesaro cattura il pallone, mantiene il possesso. Joubert al calcio, che è veramente un bel calcio, ottima la presa del giocatore della Primavera. Presa! E questo che contraccambia il calcio con un ottimo, un'ottima pedata sulla quale il numero 14 De Angelis ha atteso il rimbalzo, perché era difficile riuscire ad andarla a prendere al volo, e il rimbalzo ha portato il pallone fuori dal campo e si riprende con una touche per Roma. Al lancio è Stefanini, al lancio del pallone, vediamo. Pesaro si schiera, non perfetta la presa di Pesaro, Boccarossa riesce a mantenere il possesso, si tenta di sfondare, si forma la rack, Joubert di nuovo al calcio. Bella! Placcato il giocatore di Roma regolarmente, c'è un vantaggio per Pesaro, per abbiamo capito male, sembrava che avesse fischiato un vantaggio per Pesaro, non riusciamo a capire per quale motivo abbia concesso un calcio di punizione a Roma. Comunque, tant'è, calcio di punizione che finisce vicino alla linea dei 22 e si riprende con una touche. Intanto ci sono due cambi per Pesaro, entrano Davide Campagnolo e Giacomo Cardellini. Nicola Boccarossa, mediano di Mischia, esce. E anche Carlo Villarosa, il capitano, lascia il campo per sostituzione tecnica. Finisce il tempo del cartellino giallo di Diego Antonelli. Si forma il drive, crolla, si forma la rack, ma il possesso resta in favore di Roma.
fermato il tentativo di sfondamento da parte di Roma, riparte il gioco e non riesce a trattenere il pallone l'ala di Roma, il numero 14 Martelletti. Questa azione poteva mettere in una certa difficoltà la retroguardia di Pesaro. Buon per Pesaro che il pallone è sfuggito dalle mani, è finito fuori e si riprende con una touche. Ci sarebbe un fallo non visto, non fischiato dall'arbitro. Un fallo non fischiato dall'arbitro in favore di Pesaro, abbastanza veemente per quanto un po' disordinata la reazione difensiva di Roma, che porta a un calcio di punizione in favore di Pesaro. Jobert al calcio di punizione. Si riprende dalla metà campo di Roma. Intanto esce fuori un bel sole, la temperatura di 21-22 gradi è l'ideale per il gioco del rugby. Vai Cardi! Entra per Roma il numero 18 Serini ed esce il numero 1 Campanelli. Campagnolo per Cardellini, ottima la touche. Joubert cade prima ancora dell'impatto il portatore di palla. Venturini riesce a mantenere il possesso. Devi andare via! Non fa la finta! Leva, entra, Pesaro mantiene il pallone. L'arbitro ha perso un po' il controllo delle linee di gioco e di fuorigioco soprattutto. Adesso si riformano un po' correttamente. Pesaro mantiene il pallone, l'arbitro ha visto comunque un'infrazione di Roma e ha segnalato un vantaggio. Richard Paletta sfonda e sicuramente passerà il pallone per Venturini, così è che viene comunque placcato. Possesso ancora per Pesaro. Ah, peccato questo perché è stata un'azione dove Pesaro ha comunque creato un'ostruzione. Il possesso di punizione, il gioco viene comunque ripreso da Pesaro perché si ritorna al punto dove l'arbitro, come avevo accennato prima, aveva segnalato un vantaggio. Numero 5 Marco Carroll si è trovato sulla sua strada un compagno di squadra, per la precisione Venturini, che ha ostruito il suo tentativo di andare avanti, ma al contempo ha ostruito anche il tentativo di un eventuale di un difensore di contrastare Carroll. Per questo l'arbitro ha fischiato, ma si riprende per il vantaggio di prima. Calcio di punizione in touche. Vediamo se Pesaro riesce a formare un drive. Touche lunga, si forma il drive correttamente, Roma lo gira. Si riparte con un pick and go, di nuovo Pesaro che cerca di sfondare, si difende
Joubert cerca di entrare dentro, no, non era Joubert, scusate, eccolo Joubert. Erbolini viene preso, ha visto l'arbitro un'infrazione nel placcaggio troppo alto dei giocatori di Roma. Siamo vicinissimi alla linea di metro e vicinissimi alla linea del fallo laterale. L'arbitro fa riprendere il gioco dal punto in cui aveva visto l'infrazione di cui parlavamo prima, spiega al capitano i motivi. Ricordiamo il punteggio 29-12, perde il pallone Pesaro, fallo in avanti, mischia in favore della Primavera Roma. Bamboloni! Vado io! Vai in me! Ancora le mischie che si stanno posizionando. C'hanno il campo anche di là. Il mediano di mischia di Roma non ha introdotto il pallone volutamente perché la mischia si stava girando e l'arbitro punisce Pesaro per questa infrazione. Riprende il gioco. Guarda la chiusa! Eccolo che apre qua. Era dentro o fuori? Il numero 9 Milardi calcia in touche e si riprende con un lancio in favore di Pesaro. Dai Pesaro, così andiamo Lillo! Dai Simo, Pesaro cattura il pallone con Campagnolo. Joubert rinuncia al passaggio perché era a rischio di intercetto. Di nuovo Pesaro mantiene il possesso a fatica. Pesaro cerca una penetrazione ma viene fermato il giocatore della prima linea. E alla fine viene fischiato un fallo alla Pesaro Rugby. Resta a terra un giocatore della Primavera Roma. Altra pausa. Sicuramente una partita non bellissima, ma come dicevamo durante il primo tempo, sia per la Primavera Roma che per Pesaro, siamo agli inizi del campionato, ancora non c'è quell'affiatamento, quell'amalgama fra giocatori, per cui alcune cose vengono in campo, avvengono in modo quasi automatico, oppure come si suol dire ci si trova ad occhi chiusi, e questo sicuramente non aiuta lo spettacolo. Si riprende, Roma calcia in touche. Trattandosi di un calcio di punizione, la rimessa laterale sarà a favore di Roma.
Ricordiamo il punteggio, 29 Fiorini Pesaro Rugby, 12 Primavera Roma. Parte il lancio, non riesce a catturare il pallone il giocatore della Primavera e c'era stato una presa, un intercetto, chiamiamolo così, da parte di un giocatore di Pesaro lanciatissimo verso la meta avversaria, ma l'arbitro ha fischiato e si riprende con una mischia. Dai Pesaro adesso! Dai Leo! Giusta la spinta, corretta. Pesaro in questo momento riesce a recuperare il pallone tallonato da Roma, letteralmente travolta in questa frazione la mischia chiusa di Roma. L'arbitro fischia. L'arbitro durante questa fase di spinta aveva intravisto anche un fallo dei giocatori di Roma, di qualche giocatore di Roma, per cui aveva concesso il vantaggio. Come il pallone è tornato in possesso a Roma, l'arbitro ha fischiato la ripresa in favore di Pesaro. Bello questo. Ottima la respinta sul fallo laterale del giocatore di Roma, che evita un fallo laterale. Pesaro riconquista il pallone. Paletta di nuovo tenta di entrare. L'arbitro fischia il giocatore di Roma, che dopo aver placcato Paletta non ha lasciato il giocatore. Di nuovo Pesaro. Bene, bene, bene. Ancora una punizione in favore di Pesaro. La seconda linea, mica fai. Diego! Calcio di punizione che finisce in touche e si riprende a circa 5 metri dalla linea di touche. Come solito Pesaro cercherà di organizzare un drive tentando la quinta meta. Non dobbiamo dimenticare che mentre Pesaro è in questa categoria da alcuni anni, la Primavera Roma è salita l'anno scorso dalla Serie B. Non gestita benissimo questa touche. Bravo Massi! Pesaro non può organizzare il suo drive, si cerca di entrare di nuovo, si forma una rack, vantaggio segnalato dall'arbitro e si riprende. Si riprende con un cartellino giallo in favore, cioè, fischiato al giocatore di Roma, che evidentemente ha commesso un'infrazione abbastanza importante, per la quale Pesaro in questa fase di gioco si trova in superiorità numerica. Allora,
Cartellino giallo per il numero 20 Alessandro Di Martino. Pesaro è di nuovo nei pressi della linea di meta avversaria. Guarda dove legano! Aperto il pallone, Jobert, placato, cerca. Ecco Paletta che con un dribbling va a piazzare il pallone in mezzo ai pali. Un ottimo cambio di direzione e Paletta va a marcare la quinta meta per Pesaro. 34-12, vediamo la trasformazione di Jobert. Calcio di rigore per Lillo. Jobert trasforma, per cui il risultato al momento è di 36-12. Molto belle le giocate di Richard Paletta. Come dicevamo prima, un giocatore che ha fatto molti anni in un'eccellenza prima e in top 10, in super 10 poi. Tuttora è un giocatore della nazionale 7, di rugby a 7. Chiama Pesaro, chiamala! Pesaro non cattura la rimessa al volo. Si riparte con la mischia, vediamo l'ennesima, sono state molte le mischie in questa partita. Vuol dire che molte sono state anche le interruzioni, ovviamente. Pesaro spinge in maniera un po' meno efficace rispetto a prima. E Primavera Roma calcia in touche, ma calcia direttamente il pallone, finisce direttamente in touche. E quindi si riprende dal punto in cui il giocatore ha calciato. Se invece il pallone avesse rimbalzato all'interno del campo e prima di uscire, si sarebbe ripreso il gioco dal punto in cui il pallone sarebbe uscito. Sono fasi un po' a rilento, i giocatori cominciano ad accusare stanchezza, il risultato ormai è abbastanza chiaro ed evidente. L'arbitro Marrazzo di Modena ha gestito correttamente l'incontro, non era sicuramente un incontro difficile da controllare, ma ha fatto il suo lavoro. Pesaro avanza, Cardellini, Jobert, Paletta. Di nuovo una rack, si riparte. Pesaro cincischia un po' col pallone, non è proprio limpida questa giocata. Antonelli cerca di entrare.
Jobert prende il pallone sotto pressione, riesce a mantenerlo, fa una giocata molto, c'è molta confusione in questa fase, molto concitata, poco ordinata, e si riprende con una mischia per il calcio di, per l'avanti fischiato a Erbolini, che nel tentativo di catturare il pallone se l'è fatto sfuggire, non era facile, era un po' fuori dalla sua portata, e quindi fallo in avanti. Ennesima mischia. Ingaggio. Stabile la mischia. Il mediano di mischia appositamente cerca di ritardare l'introduzione per ottenere qualche fallo, e l'arbitro punisce questo atteggiamento, per cui la mischia era stabilissima, ne abbiamo viste di peggiori sia qui che altrove, e quindi Pesaro ritorna in possesso del pallone, Joubert calcia in touche all'altezza della metà campo, dove si riprende con una rimessa in favore di Pesaro. Abbiamo visto spesso durante questa partita il mediano di mischia di Roma ritardare l'introduzione leggermente, a volte in maniera un po' più, in maniera maggiore, ritardare l'introduzione del pallone per creare delle situazioni favorevoli in modo tale che l'arbitro fischiasse qualche fallo. Questa volta non gli è andata bene, Pesaro cincischia di nuovo col pallone, riparte una fase poco organizzata. Dove viene fischiato un fallo in avanti a Roma e si riprende con una mischia per Pesaro. Chiamalo l'arbitro. Viene richiamata da parte di Roma l'attenzione sul giocatore che è fuori per ammonizione per 10 minuti. L'arbitro consulta il cronometro, ma non lo fa ancora entrare, segno che ancora i 10 minuti non sono trascorsi. Vantaggio per Pesaro, l'arbitro ha visto un'infrazione. Il possesso del pallone finisce nelle mani di Roma, ma l'arbitro ferma il gioco e Pesaro riparte. Pallone che finisce fuori di nuovo. Eccola, guarda, c'era il tuo team. Entrambe le squadre non hanno più molto da chiedere a questa partita. Pesaro il risultato in sicurezza. Roma, per quanto sia, non ha neanche la prospettiva di poter ottenere un punto di bonus. Ecco Pesaro di nuovo all'attacco, Paletta, Erbolini, peccato per questo passaggio. Comunque l'ha portata fuori blu, eh? L'ha portata fuori blu! Rosso, rosso! L'ha
portata fuori il blu. Onesto, 14. Giocatore di Roma ha toccato il pallone nel tentativo di prenderlo e l'ha portata fuori. Comunque l'arbitro fa riprendere con una mischia. Crolla la mischia di Roma, la prima linea, l'arbitro punisce questa infrazione. Ultima azione. Qualche attimo per calmare gli animi da parte dell'arbitro, specialmente in questa fase finale dove la stanchezza toglie anche un po' di lucidità. Pesaro chiama una mischia, rinuncia quindi al calcio di punizione e si riprende. Con un'ulteriore mischia. Pacchetti di mischia oggi sono stati messi sicuramente a dura prova, le mischie sono state innumerevoli e quelle alla fine sono sempre le più difficili. Esce subito il pallone, Cardellini per Jobert, di nuovo Cardellini, Venturini. Non vediamo. Rimani schierato Rubio! Di nuovo Pesaro che commette un'infrazione e il pallone finisce a Roma. Diciamo che lo condivido l'arbitro dopo essersi consultato con il giudice di linea cambia la sua decisione e concede un calcio di punizione in favore di Pesaro. Di nuovo Tusch. Dai Simo, dai Gabri! Lancio, non riesce a catturare il pallone Campagnolo. Il pallone finisce nelle mani di Roma che cerca di mantenere il possesso guadagnando alcuni metri per tentare poi un calcio. Ci prova in maniera un po' rischiosa consegnando il pallone nelle mani di Pesaro, Roma, ma l'arbitro fischia e si riprende col numero 10 Urbano che fa un Difendi! Alcuni metri. Regalo Gabri, regalo! Il pallone viene catturato da Venturini, ma l'arbitro aveva fischiato un vantaggio in favore di Roma. Seguendo il pallone non avevamo visto questa cosa e si riprende con un calcio di punizione di Roma che non supera la metà campo, anche se di poco, e si riparte con l'ennesima touche.
Ricordiamo il punteggio: Pesaro 36, Primavera Roma 12. Primo Leo! Attenzione, Pesaro, un giocatore di Pesaro poteva rischiare un'entrata laterale, si posiziona poi correttamente, pallone che resta in possesso di Roma. Schiena, schiena, guarda lì, guarda lì. Dai, così, dai. È importante in queste fasi finali non concedere comunque da parte di Pesaro la possibilità agli avversari di fare, di acquisire qualche punto. È una questione di mentalità e l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Fiorini Pesaro Rugby batte Primavera Roma 36-12. Grazie a tutti per l'attenzione, da Massimo Pozzi, e a risentirci su Rossini TV, canale 80. Salve a tutti.